A seguito della scomparsa nelle acque del lago d'Iseo di una ventenne tedesca lo scorso venerdì, la Società Italiana di Medicina Ambientale ha chiesto una maggior prevenzione e più controlli sul territorio, sottolineando come le acque di fiumi e laghi possano nascondere grandi insidie. Solo nel mese di agosto nei laghi italiani si sono registrati 14 decessi per annegamento, poco meno di uno ogni due giorni. Tra i bacini con più vittime, il lago di Como, quello di Bolsena, il lago di Bracciano e quello di Iseo. Per quanto riguarda il Lario, nell'ultimo mese nel ramo comasco si sono registrati 4 decessi. Un turista francese di 75 anni affogato davanti alla famiglia a Bellagio, due giovani di origine egiziana che hanno perso la vita tuffandosi nelle acque antistanti il Tempio Voltiano e infine un turista di 52 anni caduto accidentalmente in acqua a Tremezzina. E se nulla si può fare per una fatalità come l'ultima, tanto si sta facendo per cercare di impedire la balneazione in zone come il Tempio Voltiano a Como. Alla segnaletica installata dal comune si sono aggiunti i controlli delle forze dell'ordine sempre più frequenti, con multe per chi non rispetta i divieti. Va detto però che anche questo sembra ancora non bastare. Anche lo scorso weekend, infatti, diversi erano i bagnanti in riva, inconsapevoli o incuranti dei pericoli celati dal lago. A tal proposito, la Società Italiana di Medicina Ambientale ha sottolineato: le acque di fiumi e laghi possono nascondere diverse insidie. Da un lato mulinelli d'acqua e correnti nei fiumi, dall'altro fondali improvvisamente profondi dei laghi e difficoltà a risalire a riva, quando questa è rocciosa causata da alghe adese alla pietra che la rendono scivolosa. I numeri sui decessi ci dicono che serve più prevenzione in Italia, promuovendo nella popolazione una maggior consapevolezza circa le norme base di sicurezza e incrementando controlli e divieti.